Vito Bianco. Noi cerchiamo ogni settimana di trovare trovare persone che hanno l'esperienza, perché molte persone poi l'ho visto, o hanno paura di parlare perché non si vogliono far vedere, quindi sono tante cose le ragioni per cui uno non entra. Sì, in effetti io prima di cominciare a parlare ho dovuto raccogliere prove, tante prove, per poi parlare più sereno. Così. Allora, Vito, dai, ho avuto questa esperienza. Comincerei dal libro. Finché l'aiuto invocato invano presso le istituzioni arriva improvviso dal cielo, durante una notte gelida trascorsa di girarsi nel letto tra mille pensieri, Vito, cioè io, inizia a sentire prima un ronzio e poi una voce femminile che lo chiama da lontano e gli indica la strada giusta da percorrere. Cosa è successo? Fanno sapere la loro presenza tramite questo specie di rumore che si sente. Vedere ombre che girano, ombre che girano, essere chiamati per nome. Io credo che molti di voi, magari anche di giorno, non è detto solo la notte, si sentono chiamare per nome. Poi magari di gire non era nessuno. Una voce che praticamente è femminile, del vento freddo, è in una fase di dormiveglia, succede che ti chiamano o ti comunicano qualcosa. In quella notte io, quando mi ha chiamato, la prima volta credevo fosse mia moglie, ma non era, perché dormivo. La seconda volta mi ero già preparato e ho chiesto subito soldi. Sono in periodo critico, mi servono soldi, non so chi sei, non so che vuoi, però. Poi qual è stata la cioè, ti ha dato solo una parola, una frase? Comunicano con una sola parola, perché? Perché l'emozione quando senti questa voce è troppo forte, quindi non riesci a sentire tutto il discorso. E ti concentrano loro con una parola quello che tu chiedi. Quella sera mi rispondo cellulare. Quindi da cellulare cellulare, mi rispondono proprio così. Infatti io sto stando a pensare, forse mi chiamerà qualcuno per un posto di lavoro. Allora nel pomeriggio poi dal cellulare vedo che io alla fine avevo tre numeri, ho levato il prefisso, ho giocato questi tre numeri, che ho vinto una somma di 400 euro, comunque non altro. La sera stesso mi chiamano anche per un posto di lavoro. Cioè in una parola sola. Scusa un attimo, cos'è che ti ha fatto capire che potrebbe essere una presenza aliena piuttosto che magari una presenza spiritica, piuttosto che una presenza piuttosto che. Cioè, cos'è che ti ha fatto arrivare a dire sono gli alieni? Questo allora, le tante circostanze. Pensavo pure che era, come hai detto tu, un angelo, una cosa diversa da niente, ma poi le foto. Farò vedere alcune foto e poi chiamo i miei ospiti, così con me, così almeno poi puoi continuare il tuo racconto. C'è questa foto qua, ovviamente, questa quando l'hai scattata? Questa sì. Allora, tutto è successo dopo la pubblicazione del film. Tutte le foto partono dal 2019. Ah, questa foto qua, ovviamente adesso si vede in piccolo e robe varie, però io l'ho ingrandita mettendoci dei filtri. Adesso vedete che è un po' sfocata come situazione, però ho cercato di dargli altri filtri per cercare di entrare in distinzione nell'oggetto, fino a che poi zoomando viene fuori questo oggettino qui un po' strano, no? Che non è un aereo, non è un faro, qua ci ho messo altri filtri. Vi faccio vedere tutti i vari filtri che ho messo io per poter allora, poi ecco qua magari si distingue di più, perché qua ho cancellato praticamente tutto il rumore che c'era intorno. Cancellando quel rumore lì distingui meglio l'oggetto. Anche qui ho levato tutto questo pixelaggio in maniera da poter poi
ripulire l'immagine. Ecco, l'oggetto praticamente, essenzialmente, è questo. Poi se andiamo alla seconda foto, che è questo. Ovviamente quando c'è il temporale, io so che comunque ogni oggetto si viene oscurato, però adesso avvicinandoci, questo è ovviamente l'oggetto in poi io l'ho sfocato perché la distinzione dei pixel così vengono cancellati, poi l'ho avvicinato e poi dopo c'è una versione più riavvicinata che è questo. Ok, questo mettendolo in negativo diventa così e praticamente l'oggetto è questo qui, l'oggetto è distinto e quindi è reale. Voglio far entrare un paio dei miei ospiti così almeno cerchiamo di analizzare un po' queste fotografie. Adesso io qua vedo anche un'altra foto che è questa qua, praticamente sono due foto che tu hai fatto nello stesso momento, diciamo, quasi nello stesso momento. Questa foto qua l'ho zoomata, viene fuori questo specie di triangolo. Adesso vi facciamo vedere un'altra. Ecco. È lui, un po' più definita. È una specie di triangolo. E ovviamente qua ci faccio un attimino la definizione di quello che si vede. E poi ripulisco il tutto facendo vedere che comunque all'interno c'è il filtro, comunque ci vede qualcosa di solido. La seconda foto che tu mi hai mandato, che è questa, sempre da lontanissimo, ovviamente fatto col cellulare, però se noi la avviciniamo, allora inizialmente da questa foto qua mi sembra un jet, no? Qui sfoco. Allora, vedi che c'ha questa luce gialla e questa luce azzurrina, no? Mettendo un filtro, cioè l'oggetto viene fuori così, quindi viene fuori questa cupola nera. Presentiamo l'altro così almeno ne parliamo meglio, perché io in questo momento sono veramente... Ci sono delle cose che io concordo perfettamente con Vito, perché le sensazioni che sente lui di essere chiamato succedono spesso anche a me. Io vivo costantemente con delle presenze in casa, perciò quello che succede a Vito succede anche a me. Ormai non mi meraviglio più perché so che loro sono sempre al mio fianco, e questo non mi succede mai da tanto tempo. Ormai sono le mie ombre. Io ammettere che qualunque cosa io faccia sia visto da altre persone un po' mi dà fastidio, devo essere sincero, perché la tua intimità non esiste più, se qualunque cosa. Però vedi, la cosa si accomuna, io dico che la cosa si accomuna, nel senso particolare che a un certo punto, come mi sento chiamare e io mi giro e non c'è nessuno, ma proprio all'orecchio, proprio proprio come se è normale. Sì, questo succede anche a Vito quando loro sono vicini. Io inizio a vibrare, succede una vibrazione interna, e perciò mi stanno avvisando che loro stanno passando. E succede anche a Vito una cosa del genere. Ecco. Beh, fai spiegare un attimino quello che sono le esperienze di Vito. Infatti, adesso vado su. Io per le foto, diciamo. Il microchip, e te ne sei accorto che abbiamo questo microchip che a delle volte si irrita, e tramite questo riesco a capire che sono vicini o sono di passaggio. Faccio delle foto, ne faccio un 8, forse 10, tutti i lati, e poi certe volte mi accorgo che c'è la loro presenza. Solo che devo fare ancora la radiografia per essere più sicuro. Può stare nelle parti tipo le mani, però non nelle parti intime, nei piedi, no. Questa si crea una parte rotonda sulla pelle, tipo bruciatura di sigaretta. Cerco di captare la loro presenza tramite questo. Ma tu sai con chi hai contatto? Chi sono i tuoi interlocutori? Allora,
la voce di una ragazza, quindi di una ragazza più o meno di 30 anni, vabbè, la conosco circa da 8 anni, quindi ne avrà 3 poco. Però io la immagino diversa, non so chi è, perché io non chiedo, cioè io vado sempre sulle sui ma soldi, detto, insomma. Papà ha chiesto, che sui soldi. Sulla vita vado, sì. Oppure chiedo informazioni, qualche cosa storica, qualche evento che può succedere, infatti vi ho mandato l'email, anticipano degli eventi che io scrivo, diciamo, io scrivo una cosa e poi si avvera dopo una settimana, alcune volte dopo un mese, alcune volte anche dopo parecchio tempo, però si verifica. C'è Pierbarco che scrive, faccio l'avvocato del diavolo. Lei ha un microchip alieno sotto pelle e ancora non se l'hai fatto togliere per avere la prova definitiva dell'esistenza. No, non lo voglio togliere, devo solo fare la radiografia e capire che in quel punto ce l'ho, perché è un punto che ho da 20 anni allo stesso, sempre così. Però io prima di fare ascoltare, vorrei fare ascoltare l'audio e poi volevo fare una domanda anche per Luigi. Tu hai sentito che prima di un contatto sentivi dei suoni? Sta dicendo a me? Sì. Sì. Per Luigi sei l'unico. Io non sento dei suoni. Io sento, per esempio, se loro stanno passando in cielo, sento una vibrazione dentro di me. Perciò stanno passando. Vibrazione. La vibrazione succede dopo il contatto a me invece. Mi fanno anche capire la zona dove stanno passando, perciò sì, capisci, tutto... certe volte mi dicono proprio il punto. Sì. Mettiamo un altro ospite e poi continuiamo. Ciao Alfonso. Buonasera a tutti. Ciao Vito. Ciao. Allora, io ho conto, nel tuo racconto, parlo del racconto iniziale, le tue sensazioni, i ronzii, i nomi, le folate fredde che circolano nella stanza, sono cose che ci accumulano, che anch'io ho vissuto naturalmente. Però devo dirti una cosa, che secondo me tu hai una sensibilità molto, molto acuta. Cioè, potrei dire che sei un sensitivo, perché le manifestazioni che a te capitano, al di là poi del fatto che siano entità extraterrestri o meno, io penso che ci sono entità comunque anche di questa dimensione che a te ti contattano e ti danno dei segni molto importanti, ti aiutano anche nella vita, ti danno la possibilità di risolvere un problema. Sì. Tu sicuramente hai molto da raccontare, ma sì, soprattutto tanto. Da analizzare i sogni, che tipo di sogni hai fatto, eccetera. Sì. Poi la presenza tanto. Di questa ragazza, che secondo me non è un'aliena, ma è una persona che sicuramente a te ti è vicino e riesce a comunicare. Magari dovresti concentrarti molto su questo aspetto, perché l'immagine extraterrestre può essere, magari tu sei un rapito, sei un rapito fisico o anche in astrale, magari sei stato preso in astrale, ti hanno impiantato e ti seguono. Essendo diventato più sensibile, le tue sensazioni si mischiano in continuazione. Discernere non è semplice, però vedo che hai scritto un libro e penso che nel libro hai scritto la tua storia praticamente, romanzata. Sì, la mia storia. E credo, io piacerebbe leggere il tuo libro e poi ci contatteremo. No, ma sai cos'è? Grazie. Allora, c'è una cosa che si accomuna molto a questa cosa dei viaggi astrali, che è la vibrazione, questo suono che io adesso vi faccio sentire, perché ogni volta parliamo del suono. Ma ve lo faccio sentire. Stavo dicendo a Vito, allora, questa storia dei suoni, io mi ricordo un periodo sentivo una sorta di fischio, no? Naturalmente mi prendevano in giro, sentivo fischi mentali, eccetera. Però molte volte questi suoni possono essere dovuti alla pressione, allo sbalzo di pressione, eccetera. Però senti a volte una sorta di tintinnio o di una nota musicale che va in decrescendo, inizia forte e poi
come se fosse una cosa che si allontanasse, una sorta proprio di suono, quasi una nota musicale, che inizia alta e poi è come se si allontanasse, capito? Sì, è più o meno come il suono che ho fatto sentire, è sempre lontano, però parte, come hai detto tu, più forte, più da circa 40 secondi, intorno 40-50. Sì. L'hai riprodotto o l'hai registrato? Sì, l'ho riprodotto io, perché quello è mentale, lo puoi sentire tu, lo posso sentire io, ma non lo sente mia moglie, per dire, o mio figlio. Sembra, però nella notte alle 3, voglio dire, si può. È uguale. Capito questo. È uguale. Ok. Più o meno allora, siamo là, è un po' più sottile, diciamo. C'è la conferma. Quando ho iniziato ho sentito proprio vibrando dentro di me questa cosa, capito? Sì, come se fosse una frequenza che ti richiama, che ti... Bravo, io da là capisco che devo avere qualche notizia. Io li stresso, allora. Comunque. Io li stresso, gli chiedo sempre cose, sempre. Tipo, come va il libro? Là non mi rispondo, quello l'unica cosa non mi risponde. C'era una domanda di Anna, che ci dici per favore un avvenimento che ti hanno riferito e che poi è accaduto per davvero. C'ho la foto delle mail. Prima tu hai mandato un'email. 20 maggio mando le prime mail dove dico che probabilmente nella città di Venezia succederà qualcosa di strano. Il 23 mando tre numeri, se si vedono, sono 2, 6, 9. E il giorno 2 studi, poi no, tu dici, se io il 23 maggio loro mi danno una comunicazione del 2 giugno, sono avanti a me 10 giorni, quindi c'è il futuro, cioè loro stanno avanti a me nel futuro 10 giorni, come mi danno altre comunicazioni del passato, quindi abbiamo presente, passato e futuro. Siamo un po' collegati. La pandemia ne parleremo, perché poi andremo a... Avevo già intuito quando scrivevo il libro. Infatti io praticamente molte sere, mentre scrivevo il libro, sentivo questa cosa. Pensa che ho fatto fare l'analisi a mio figlio, a mia moglie, paura, perché no, e invece non è successo niente. Poi dopo 2 anni qua che è scoppiata questa cosa. Però io all'interno ho voluto scrivere, cioè senza farlo sapere a nessuno, però in una parola sola, come fanno loro, ho fatto io. Per Marco scrive: hai un microchip alieno sotto pelle, le dicono quando si faranno vedere, è in contatto con loro, eccetera eccetera. Esiste una foto chiara, nitida e da vicino della presunta navicella spaziale. Allora, noi abbiamo anche dei video, volendo sì, abbiamo sì. Anche dei video. È il nostro altro ospite, Massimo Cirami. Queste foto qua di Vito le avevo già viste, perché io seguo da un po', non da tantissimo, Vito, e Vito per me, io gliel'ho anche chiesto di persona, ho detto io cerco persone vere, e per me Vito è una persona onesta. Ti può credere e non credere, questo è soggettivo. Le foto di Vito sono fatte con un cellulare, se ho ben capito. Sì, cellulare. Sì. Bisogna anche capire che la definizione della capacità di un cellulare non può essere quella di un telescopio o di una macchina fotografica professionale. Quindi, cioè, lui fotografa degli oggetti. È chiaro che se uno vuole l'oggetto tutto bello definito, allora, cioè, facciamoci prestare, cioè, tra virgolette, ironicamente, facciamoci prestare qualche bella termocamera che va da infrarosso a luce e forse lo vediamo bene. Però questa foto qua a me dal punto di vista mi dicono che lui fotografa degli oggetti che non sono i classici oggetti comuni, ma a me mi ha molto più incuriosito la sua storia, perché noi dobbiamo guardare l'aspetto. No, sono interessanti, Io guardo l'umano di tutto, perché Vito è una persona normale, non sembra un turbato mentale, fa una vita tranquilla, fa il suo lavoro, ha avuto delle difficoltà come ce le possiamo avere tutti nella nostra vita, perché
in questo periodo qua, anzi aumentano quelli che hanno le difficoltà, quindi non c'è niente da vergognarsi. Se poi lui ha avuto anche un aiutino da questi suoi amici, uno può sembrare anche un po' bizzarra la cosa, ma magari questi che non danno valore ai soldi e a tutte queste cose a cui noi siamo attaccati, Vito gli ha chiesto un aiuto economico e loro gliel'hanno dato probabilmente come se fosse anche un bicchiere d'acqua. Cioè io lo interpreto così, perché questi personaggi qua che possono venire da altri piani o da altri mondi, cioè, non hanno il concetto venale che abbiamo noi dentro il nostro pianeta, lo comprendono perché probabilmente ci studiano da diverso tempo e ci vedono in una condizione, ma questi corrono dietro i pezzi di carta, perché noi alla fine realmente come esseri umani facciamo tutto in funzione dei soldi, ma noi siamo schiavi del dio denaro, perché Vito ha chiesto una cosa che in quel momento lì ne aveva bisogno come l'aria che respirava, non c'è mica da vergognarsi, però siamo tutti in questa condizione, più e chi meno. Se lui ha chiesto dei soldi e questi esseri qua glieli hanno concessi, per me è una cosa che io comprendo da un punto di vista che mi sforzo di pensare, possono ragionare questi esseri qua quasi normale, cioè loro hanno un rapporto con Vito, lui ha chiesto dei soldi, per loro non hanno un valore. Sono contento che Vito sia qui in puntata, perché la sua storia la gente lo vede sui social, Vito è uno molto silenzioso sui social, non fa persone che non fanno tanta cacciara, o non hanno niente da dire, oppure sono nella finestra più in alto e guardano tutti a vedere cosa combinano dall'alto in basso. E se poi ci saranno altre occasioni per ampliare il discorso. Ma sicuramente, perché ha tante cose da raccontare. Quindi... Ma è diventato un discorso molto interessante, ma soprattutto per la persona che è una persona che è molto piantata coi piedi per terra, ma questo mi piace molto. Grazie. Allora, noi dobbiamo praticamente un attimino rallentare la situazione, perché siamo entrati come una furia, abbiamo raccontato. Poi ovviamente Vito non è abituato a fare queste live, no, e quindi lui mette tutto, cerchiamo di comprendere ogni evento, ogni cosa. C'è Siler che ti chiede, il tuo libro si intitola Il mistero della serie, ma cosa vuol dire serie? Se no andiamo a vedere, ci sono 10 numeri nella serie, ci sono riportati 10 numeri. E 10 numeri coincidono con i nostri numeri di telefono o di cellulare. L'euro ha commesso questa grave disattenzione. E se... è questa, adesso la mando subito così l'ascoltiamo. Appartiene alla parafarmacia, quindi io leverei il coso centrale e metterei invece lo stemma della parafarmacia. Becco la banconota con i miei soldi, divento milionario, te lo giuro. Grazie a te, a questo punto tu ci stai dicendo un po' come fare i soldi noi, perché se noi troviamo la banconota con il nostro numero possiamo fare un... Bravo, perché mi hanno fatto scrivere sto libro? A questo punto tu ci stai dicendo un po' come fare i soldi noi, perché se noi troviamo una banconota con il nostro numero possiamo fare un... Bravo, perché mi hanno fatto scrivere sto libro? Era un altro video sulla telefonata. Pronto, Livella? Sì, pronto? Basta una sola denuncia per scatenare una reazione a catena. Domani... Allora, Anna dice, da domani occhi puntati sulle banconote. Niente, non sapevamo, eh? Gli scienziati matematici hanno messo 10 numeri, è uno sbaglio. Carta canta, carta canta, carta canta. Oh, non so se si vede. Vedi, Francesco? Aspetta. Ti metto in sovraimpressione. Ok. Ok. Questa è... è una delle che si legge. E quindi più di così
Ma no, detto... non è mai la parola UFO sulla banconota, ci sta, dai. Certo. Lascio l'indirizzo per andare a comprare questo bestseller. Non aspettare che nessuno te lo racconti. Vedilo per te stesso. Premonizione, ufologia, mistero. Alla prossima.